ragazzi, buon martedì, grazie ad Agora per la linea. Bentornati, bentornati in diretta dallo studio IACI del centro di produzione RAI di Saxa Rubra in Roma. Cominciamo dalla cronaca di queste ore, perché insomma l'avete visto dalle immagini da ieri pomeriggio, si sono inseguite, il centro di Roma è stato cinto d'assedio dai ristoratori, dagli esercenti che chiedono aiuto, e questo è forse l'antipasto di un'estate, di un autunno che rischiano di essere abbastanza caldi. Saluto, perché ci ha raggiunto in studio, Giambattista Baccarini, presidente del FIAIP. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. In collegamento dalla sede RAI di Milano, il nostro collega, caro amico di Mi Manda le Tre, Alessandro Galimberti, del Sole 24 Ore. Buongiorno. Buongiorno e ben ritrovati. Buongiorno. Ultima, anzi penultima, ma non ultima, collegata da Parma, Grazia Ferdensi, avvocato di Confconsumatori. Buongiorno, buongiorno a voi. E infine, in collegamento con noi da Cortina d'Ampezzo, Roberta Alverà, presidente degli albergatori di Cortina d'Ampezzo. Buongiorno, benvenuta a Mi Manda le Tre. Buongiorno, grazie. Soprattutto per farci capire qual è lo stato delle cose in quella, in una cornice come Cortina, che di solito a questo punto dell'anno per l'estate, non voglio dire che è già tutto esaurito, ma quasi. Ad oggi qual è la situazione? In realtà la situazione è ancora molto ferma. Questo credo fino a che non avremo delle garanzie certe con delle date sicure di riapertura. Cioè ad oggi non ci sono prenotazioni per voi? Ma le prenotazioni del settore alberghiero sono ancora abbastanza tiepide. No, la situazione è che non sappiamo ancora il turismo straniero, se e come l'avremo, come non sappiamo se ci saranno gli eventi sportivi e culturali che di solito animano la nostra estate. Ed attirano persone, ovviamente. Signora Alverà, quando sarà tutto un po' più chiaro, e ci auguriamo che avvenga quantomeno presto, che politica state adottando per quest'estate? Ad esempio, chi prenoterà verserà dei soldi, delle caparre, degli anticipi? Prevedete in caso di chiusura immediata, sperando che non sia così, però nel caso ci fosse un acuirsi della pandemia, restituirete le caparre? Come vi muoverete a differenza dello scorso anno? Rilascerete dei voucher? Saranno utilizzabili fino a quando? Giusto per rassicurare la gente che magari vuole prenotare. Allora, la nostra sarà una flessibilità molto importante riguardo alle prenotazioni. Infatti non verranno richieste vacanze prepagate, le caparre in caso di chiusura verranno restituite, e quindi è cambiato molto lo scenario delle prenotazioni, e andando incontro proprio a questi nuovi scenari. Allora, va detto che già lo scorso anno, come possibile soluzione al momento difficile, era stato pensato erano stati pensati i cosiddetti voucher, i bonus vacanze. Va detta anche un'altra cosa: a fronte di 1,7 miliardi di euro stanziati per quei bonus, ne sono stati riscossi soltanto 700 milioni, meno della metà, quindi troppo non hanno funzionato. Però diamo un'occhiata a quella che è la situazione per quest'anno invece, lo vediamo in grafica. Per chi decide di utilizzare il bonus vacanze, chi ha richiesto il bonus dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 può utilizzarlo fino alla fine dell'anno, fino alla fine del 2021, al 31 dicembre. Chi l'ha utilizzato entro il 31 dicembre del 2020 potrà comunque fruire della detrazione del 20%, indicando l'importo nel 7,30 relativo all'anno di imposta 2020. Ora lo chiedo a lei, signora Alverà, quanto sono serviti da voi i bonus? Quanto hanno tamponato questa situazione realmente? Ma da noi veramente poco. Poco l'anno scorso c'è stata una poca richiesta e gli operatori non hanno usato questo come strumento importante. E quest'anno ancora meno, non ci sono assolutamente richieste, perché la clientela è molto più cauta dell'anno scorso e quindi non sta usando questo strumento per prenotare le vacanze. Allora, Alessandro Galimberti, ci saranno altri incentivi invece quest'anno? Se ne prevedono di simili? Ma all'orizzonte non vedo nel dibattito cose nuove, però volevo intervenire su questo fatto del bonus di 500 euro. L'anno scorso è stato molto poco utilizzato, come correttamente certo avete riportato nelle informazioni, perché era ritenuto uno strumento di fascia bassa, e cioè destinato a famiglie con scarso reddito. Non è un caso che a Cortina pochi albergatori l'abbiano accettato, perché lì c'è un'hotelleria di alto livello.
Quindi c'è stato, dobbiamo essere sinceri, un po' di snobismo da parte di una certa fascia degli albergatori che non avevano interesse nemmeno a puntare su una certa clientela. E siccome è uno strumento di fascia bassa, almeno così è stato percepito, è andato a colpire, a intercettare quella fascia di popolazione con scarso reddito che è quella meno disposta a viaggiare, tantomeno in uno strumento, in un momento di pandemia. Quindi diciamo così, era uno strumento poco adatto alla situazione, poco calibrato. Quest'anno di grandi incentivi non ne vedo, ma io credo all'orizzonte, ma credo che gli albergatori vorrebbero, e i ristoratori vorrebbero avere delle prospettive chiare semplicemente per poter programmare. Non credo che desiderino tanto incentivi per sé e per gli altri. Probabilmente vorrebbero solo che gli si dicesse che, per esempio, dal 2 giugno stagione estiva programmabile, così che un imprenditore possa programmare la forza lavoro, gli acquisti, le sue campagne promozionali. Viaggiare al buio, come purtroppo stanno viaggiando, e certo non è colpa di nessuno, ma le misure di precauzione qualcuno deve pensare. Viaggiare al buio così è la cosa peggiore perché ha delle attività stagionali sulle quali deve investire e programmare e non può farlo perché è al buio e non può, e non sarà pronto nemmeno eventualmente quando si sbloccheranno tutta la vicenda pandemica, le vaccinazioni e quant'altro. È un problema molto serio. Allora, ha ragione Galimberti quando dice che c'è un problema relativamente alla certezza di poter andare in vacanza, tanto più che in queste ore si registra il fatto che negli alberghi le prenotazioni languono, invece si prenotano tantissime, tantissime case, con l'idea che forse affittando la casa la vacanza è più garantita. Intanto salutiamo Roberta Alverà, la presidente degli albergatori di Cortina d'Ampezzo, che è molto gentilmente è rimasta con noi, nonostante credo che il meteo non sia particolarmente clemente, quindi la ringrazio tantissimo per essere stata con noi, davvero. Grazie e un gigantesco in bocca al lupo per la stagione che Grazie. verrà. Cosa abbiamo fatto? Beh, i nostri inviati, Alfonso Chiunale e Francesco De Felice, hanno detto: proviamo a prenotarla anche noi una vacanza, proviamo a capire che cosa troviamo. Questo è il risultato, 120 secondi, poi torniamo in studio. Chiamo per l'annuncio di una casa vacanze in affitto a Gallipoli. C'è ancora una disponibilità per un alloggio che vada bene per voi. Ah, c'è solo una disponibilità? A luglio c'è ben poco ancora, eh. C'è una richiesta abbastanza allucinante. Senta, ma com'è la situazione? Ci sono molte richieste? Non è tranquilla quest'anno la situazione. Mi chiamano da gennaio. Ad agosto è tutta prenotata, Ah, a già tutto luglio pronto. anche, a settembre anche. Estate 2021, in tempi di pandemia, gli italiani scelgono già la vacanza estiva. La preferenza va verso le case al mare, sicure e senza troppi spazi comuni, e nell'incertezza delle misure di contenimento, gettonatissimi litorali vicino le grandi città. A quanto l'avete affittata questa casa? Questa casa il mese di agosto è stata affittata a 7.800 euro. È una casa che presta molto, è fronte mare, un attico. I clienti soprattutto cercano o case con giardino o case con terrazzo. Quanto ci ha messo ad affittarla? Abbiamo iniziato a gennaio e c'è stato già l'assalto a Santa Severa. Siamo ad aprile e già non sappiamo più nulla. C'è rimasta qualche casa giusto per agosto, ma a luglio non c'è più niente. Dal 2020 al 2021 c'è stata un'impennata notevole, almeno del 50%. Questa tipologia villa con piscina, fronte mare, un po' il massimo. Io ho continue richieste e quest'anno l'ho affittata già prima di Pasqua. Possiamo sapere a che prezzo? Sì, viene 15.000 euro per il mese di agosto. I prezzi quest'anno, vista la domanda così esplosiva, sono anche aumentati? Del 15%. Questa qui è una villa che può arrivare ad essere affittata anche a 4.000 euro ad agosto. Anche voi avete molte richieste? C'è richiesta già anche nei mesi di aprile, addirittura questo mese. La cosa particolare è che si stanno affittando anche degli immobili per i weekend a maggio e a ottobre. 2 anni fa non avremmo mai pensato. Noi in questo periodo prendevamo accordi con i proprietari per i mesi estivi, semmai fino a settembre o le prime di ottobre. Ma pensare già di affittare appartamenti nei mesi di aprile, maggio è qualcosa di anomalo. Allora, fuga, fuga dalla città, voglia di vacanze, ma anche direi, dottor Baccarini, che si sta imponendo anche un modello diverso, perché sentiamo che non si prenota solamente per i mesi estivi, forse complice anche lo smart working, c'è chi cerca insomma soluzioni a ridosso del mare per continuare a lavorare in casa, avere la famiglia in vacanza e quanto. Quale tipologia di case sta andando per la maggiore, voi che Sì, state la prendendo delle tipologia richieste? sono le case di ampie dimensioni, preferibilmente indipendenti, quindi come si è visto nel servizio anche ville, casali, preferibilmente con giardino e piscina a uso esclusivo in zone panoramiche collinari, ma in prossimità del mare o dei laghi.
Infatti questo tipo di richiesta sta avendo un aumento di prezzi, come abbiamo sentito, soprattutto appunto per queste caratteristiche, diciamo, dell'indipendenza, che danno una maggiore rassicurazione, come si diceva, proprio per contro i rischi da contagio da Covid, quindi evitando assembramenti si ha la percezione, diciamo così, di vivere la vacanza in piena serenità. Certo che un villone a 15.000 euro per un mese, seppur il mese d'agosto, è tanto tantissimo. Di quanto stanno lievitando però i prezzi? Ma i prezzi per certe tipologie, come dicevo, stanno aumentando, perché in linea generale possiamo dire che sono stabili, però ripeto, per alcune caratteristiche tipo l'indipendenza e avere queste caratteristiche come il giardino, la piscina uso esclusivo, addirittura arriviamo a un più 20% appunto per immobili con caratteristiche particolari. Una cosa l'abbiamo imparata però: quando si crea una grande, chiamiamola, bolla di mercato, i furbi sono sempre in agguato, quindi andare un secondo dall'avvocato Ferdensi per capire a che cosa bisogna stare attenti all'atto della prenotazione, per evitare magari che i soldi o non tornino indietro o spariscano a titolo definitivo. Sì, come purtroppo molte volte abbiamo visto. Allora, la prima cosa a cui dobbiamo stare attenti sicuramente è il sito al quale ci rivolgiamo, o anche avere diciamo dei dettagli sulle generalità del privato qualora la trattativa sia tra privati. Mi riferisco per esempio al sito, sappiamo benissimo che è facile manomettere i siti copiando loghi, copiando fotografie di siti celebri e famosi e sicuri. Certo. Per creare invece dei siti truffaldini. Poi altra cosa a cui dobbiamo stare attenti è l'annuncio, cioè vedere prezzi troppo bassi sono sicuramente indice di truffa. Anche la mancanza di descrizioni o la mancanza totale di recensioni di un sito ci devono fare sorgere qualche sospetto. Dopodiché un altro elemento su cui dobbiamo sempre prestare attenzione è la tracciabilità dei pagamenti. Mai effettuare pagamenti uscendo dal sito con il quale facciamo la prenotazione e quindi accettando richieste di pagamenti attraverso altri canali, per esempio ricariche di carte di credito, ma fare sempre pagamenti con bonifici o con lo strumento del PayPal. Questo sia per quanto riguarda la caparra, che ricordiamo non deve superare mai il 25-30% del prezzo totale, sia per quanto riguarda poi appunto la somma totale definitiva da versare. Questo non solo per evitare truffe, ma anche perché è più facile, quando il pagamento è stato tracciato ed è appunto dimostrabile, certo, risolvere eventuali contestazioni future. Giusto. Un'altra per andare... cosa da tenere sempre... Ah, eccola. Ecco la grafica. La stiamo vedendo in grafica. Benissimo. Un'altra cosa da tenere sempre in considerazione è quello di fare copie e salvare tutto ciò che è documentazione riguardante l'annuncio che noi abbiamo preso come riferimento per la prenotazione. Anche questo ci può servire qualora ci siano contestazioni future, quindi non necessariamente per prevenire truffe, ma per prevenire appunto eventuali problemi tra colui che affitta e colui che prende l'appartamento in locazione. Un'altra cosa infine è prevedere nei contratti le famose clausole di salvaguardia, diciamo, cioè mettere sempre delle, certo, disposizioni che riguardino purtroppo la pandemia che stiamo vivendo, e quindi il fatto che non ci siano penali, per esempio in caso di recesso, sia per malattia improvvisa di colui che ha sottoscritto il contratto di locazione, sia anche perché ci siano, certo, improvvisamente delle restrizioni ancora a livello regionale o nazionale che ci impediscano di partire. Molto velocemente, dottor Baccarini, abbiamo visto queste che sono indicazioni per chi si rivolge a privati, per chi si rivolge a siti, e gli agenti immobiliari professionisti oltre al sito hanno anche una sede fisica. Offrite, sì, delle garanzie maggiori in termini di anticipi, non anticipi, anche garanzie? Sì, da quest'anno ci sono delle formule, sì, ci sono delle formule contrattuali, e le clausole Covid vengono chiamate, che attraverso adeguate coperture assicurative offrono la massima garanzia contro i rischi di perdere caparra, conti o addirittura l'intero importo versato, e questo appunto a tutela del cittadino. E quindi fate attenzione, speriamo di avervi dato insomma qualche consiglio per iniziare a pensare quantomeno alle vostre vacanze. Sicuramente torneremo su questo tema. Ringraziamo i nostri ospiti, l'avvocato Ferdensi, grazie al dottor Baccarini.